Giovanni Bergolis vince il contrasto e poi il destro di prima intenzione, pallone qualche palmo sopra la traversa di Motta, tredicesimo, direttamente verso Fumagalli. Trezzi, gioco di gambe su due avversari, ancora Trezzi, Trezzi deve scaricare, lo fa in questo momento, posizione regolare Ravasio, pallone dentro Regina, ancora Ravasio, la possibilità, palo! Palo del Besana, 39esimo, uno squillo finalmente in questa partita. Tutto pronto per il calcio di punizione della battuta che arriva in questo momento. Lo stacco di Riva a Motta battuto, la sfera che clamorosamente termina la sua corsa fuori. La punizione era perfetta da parte di Piras. Troiano, delizioso il passaggio per Alberici, si sistema il pallone, attenzione al calcio di rigore assegnato al Vedano che da questa nostra postazione mi ha lasciato qualche dubbio, non ne ha invece il direttore di gara. Calcio di rigore per il Vedano, entrati ormai nel 46esimo. Tutto pronto per la battuta di Alberici che spiazza Casati proprio sul duplice fischio del direttore di gara, quindi Vedano che dopo aver rischiato sul palo di Ravasio il colpo di testa di Riva sta per andare al riposo sul vantaggio. Ecco che arriva il fischio Piras con la sfera che va vicinissima alla porta di Motta che in ogni caso non interviene al settimo, questa Chas Besan. Colpo di testa di Piras, Cappellini che si fa rispettare tra Regina e Silla. Sfera verso Longo, attenzione che protegge il pallone, poi con il sinistro prova la conclusione, si immola Silla per l'angolo. Trezzi ancora sull'asse Mancina e poi Samà che prova la conclusione, Regina la deviazione in angolo, 19esimo. Arienti, traversone, attenzione a Cappellini, poi per Longo, che è in posizione regolare Longo, con il corpo Motta salva il risultato, 28esimo. Ancora, attenzione alla traversa, con Cappellini che è andato vicino a un gol stratosferico. Bravo Cappe! Samà, tocca a lui, Pira, spalla dentro, Cappellini, Silla, granata, ci prova questa volta, è traversa con tocco decisivo di Motta, ancora angolo, è solo angolo per il Besana, quinto angolo del secondo tempo per il Besana, lo batte Samà e poi il colpo di testa di Riva con la palla alta sulla traversa di Motta che ancora adesso sarebbe vista brutta. Battuta che arriva in questo momento diretta in porta da parte di Praticò che cerca di sorprendere Casati, palla sulla parte alta della rete, attenzione alla battuta, secondo palo, granata e poi Motta ancora, angolo. Maurelli, campo aperto, Alberici e poi la sfera per il fuorigioco, il 2-0 ma in fuorigioco, Tremolada è avanti rispetto alla linea del pallone sul servizio del compagno ed arriva il triplice fischio da parte del direttore di gara, ormai 50esimo del secondo tempo, il Vedano con il rigore di Alberici al 46esimo del primo tempo vince la super sfida contro il Besana, la formazione di De Martino che nel secondo tempo davvero ha rischiato più e più volte il pareggio, Longo, Cappellini, granata, insomma varie occasioni, risolutore il portiere Motta che ha dunque tenuto il minimo vantaggio finale, Vedano 1, Besana 0. Direttore, un 1-0 che vi lascia parecchio amaro in bocca, soprattutto per quello visto nel secondo tempo. Sì, devo dire sì, primo tempo un po' regalato, un rigore
Probabilmente c'era, però forse è l'unica azione che ha fatto il Vedano. Noi non abbiamo sfruttato due o tre calci in angolo con palle che sono uscite di pochissimo. Poi secondo tempo abbiamo fatto la partita, ma purtroppo palo, traversa e tante altre occasioni purtroppo non hanno portato al pareggio, che poteva essere forse il risultato giusto per la gara che abbiamo disputato, ecco. Però la partita di oggi col Vedano si poteva anche perdere. La preoccupazione sono delle altre partite che abbiamo perso, regalato punti, stando in vantaggio anche di due gol come domenica scorsa, abbiamo regalato due punti alle squadre che ormai sono in testa. Però noi ci crediamo, andiamo avanti e cercheremo di, già da domenica con la Triugese, di riavvicinarci alla testa del campionato. Speriamo, cioè la squadra c'è, manca anche un po' di fortuna, speriamo che giri un attimino e vediamo un attimino di risolvere ancora questo campionato che è incertissimo. Fino all'ultima giornata saremo in lizza per o il primo posto o per i playoff, ne sono convinto. Comunque la squadra c'è, è sempre unita, purtroppo manca un po' di fortuna, devo dire. Dobbiamo crederci e noi andremo avanti e lotteremo fino alla fine. Mister, quanta sofferenza, insomma, si potrebbe dire, no, per guadagnare questi tre punti? Ma direi tantissima. Diciamo che la partita nel primo tempo è stata equilibrata, nel secondo tempo loro ci hanno messo in difficoltà, però abbiamo tenuto duro, questo è un grande gruppo e una volta ogni tanto portiamo a casa un risultato soffrendo, a volte è al contrario, facciamo gioco, facciamo tante azioni e magari non portiamo a casa il risultato. Oggi abbiamo sofferto nel secondo tempo, però abbiamo portato a casa tre punti che sono fondamentali e abbiamo allontanato un po' la pretendente per il campionato. E cosa non ha funzionato forse a questo punto nel secondo tempo? Secondo me è un po' la tensione di non vincere la partita, perché nel primo tempo ce la siamo giocati penso alla pari, nel secondo tempo ci siamo abbassati un po' troppo e loro hanno qualità, sono venuti fuori, però alla fine l'importante è portare a casa tre punti, che è quelli che contano. E per magari ripartire con un filotto magari simile a quello della prima parte di stagione? Speriamo, speriamo. Secondo me c'è da lottare fino alla fine. Siamo 6-7 squadre che possono vincere il campionato. Sarà dura, chi perde meno vince. E diciamo che questa partita già era sentita perché era una partita tra i vertici e quindi qua ci giocavamo buona parte del proseguo del campionato. E d'altro canto era la mia ex squadra, quindi ci tenevo a far bene, nonostante io abbia un grandissimo rapporto con tutti i miei ex giocatori. E poi sono venuto qua a Vedano, ho trovato un gran gruppo, un gran clima, molto, cioè dove si può lavorare veramente bene. Stiamo facendo bene, speriamo di continuare di questo passo e il resto lo dirà il campo, insomma. La parata più difficile di oggi è stata l'intervento con il tiro da fuori che ho mandato sopra la traversa, secondo me. Le altre due erano più istinto, più... sono buttato e mi è arrivata addosso, quella era, ho pensato fosse entrata e invece quando ho sentito il rumore dalla traversa è uscita, mi sono girato e ho detto meno male che è uscita, insomma.